attraverso contratti piccoli apprendistato di terzo livello, che Anbal ci raccontava ieri come poterli attivare e di tutti i vantaggi che ci sono poi per le imprese. Direttore Capalbo, qual è il ruolo di un ITS per il turismo in Calabria? Direi che è un ruolo centrale in quanto può essere di grande supporto per la formazione non soltanto dei giovani in uscita dagli istituti tecnici per il turismo, dai licei, penso ai licei linguistici che possono attivarsi rispetto alle figure professionali del nostro settore, ma anche gli istituti alberghieri. Ma è centrale anche per l'offerta turistica in generale, quindi per tutti gli operatori che vogliono innovarsi sul territorio, in quanto oltre a formare nuovi giovani e quindi nuove leve, un ruolo centrale può essere quello della riqualificazione dei quadri intermedi, delle strutture che operano sul nostro territorio. Ed è di questo che oggi parleremo al convegno, in quanto ci sono diversi consorzi, associazioni di categoria del settore turistico con cui vogliamo confrontarci per capire come si possa incidere per rendere più competitiva la nostra Calabria preziosissima.